Mi sarà utile. Sono io! Volara! Sei là fuori! Hai bisogno di aiuto? Sei quella sopravvissuta alla prova. Sì, mi serve aiuto. 10 anni fa mio fratello fu emarginato. La condanna finiva oggi, ma non è tornato. Il suo rifugio era vuoto e pieno di sangue. Hai detto che il suo rifugio era pieno di sangue? Gli audaci sono andati a cercarlo e l'hanno trovato così. Non oso immaginare cosa sia successo. Sarà davvero morto. O forse è solo ferito. Sta soffrendo. Ha bisogno d'aiuto. Non ce la faccio più. Devo sapere. Perché sei venuta qui da sola? Contavo i giorni segnando la parete. Sapevo che la condanna di Brom era finita. Dopo altri 3 segni, non era ancora tornato. Ho implorato le matriarche di mandare gli audaci a cercarlo, ma hanno trovato il rifugio vuoto e pieno di sangue. Credono che sia morto. Ma io devo sapere la verità. Quindi sono venuta a cercarlo. Perché è stato emarginato? Brom è sempre stato diverso. Un po' strano. Uno dei cacciatori era crudele e non lo lasciava mai in pace. Mi ero assentata per un'ora. Il cacciatore l'ha aggredito come sempre, ma stavolta Brom si è difeso con un sasso e gli ha spaccato la testa. Me l'hanno detto gli spiriti, diceva. Sono stati dimenticati. Gli è costato 10 anni. Non avrei dovuto lasciarlo da solo. Che intendi con dimenticati? La madre maledice i blasfemi che non hanno rimorso, bandendoli dalla sua memoria eterna. Questi spiriti sono i dimenticati. Brom diceva che gli parlavano, che gli facevano fare cose. Era un fardello per lui e non c'è stato nulla che io potessi fare per aiutarlo. Farò il possibile per trovare tuo fratello. Davvero? Fammi venire con te. Non sarò un peso, so come starmene in disparte. Sono più veloce da sola. Se è così che deve essere, allora trovalo. Ti prego. Bene, posso usarla.
sangue, ma niente corpo. Deve esserci dell'altro. Sembra che alcune gocce di sangue si allontanino dal rifugio. Di chi è questo pugnale? Qualcuno l'ha usato contro Brom. Sembra esserci altro sangue che si allontana da qui. Nutriente. Ecco, un secchio. Hanno portato il sangue nel rifugio. La scia di sangue finisce qui. Ma chi l'ha lasciata deve anche aver lasciato altre tracce. Facciamo un po' di luce. Fa davvero freddo. Me lo tengo per il cammino. È da malati. Chissà se il sangue al rifugio arriva da questo cinghiale. Se è stato Brom, perché vuole che la gente lo creda morto? E perché dissacrare il santuario? Cosa stanno facendo con gli spazzini? Thank you.
di nuovo. Sembra fosse una... Se è Brom, allora sa come maneggiare una lancia. Qualcuno ha rubato le scorte. Brom è stato un emarginato a lungo. Perché prendere armi e viveri adesso? Sono le scorte del deposito. Perché qualcuno dovrebbe prenderle per poi buttarle via? Ottimo. Io mi ammazzo! Mi ammazzo, non le farò del male! Non mi ascolto! Dovete promettere!
Io mi ammazzo! Mi ammazzo, non le farò del male! Tu non sei uno spirito. Che cosa vuoi? Voglio che ti allontani dal bordo, Brom. No! Lasciami stare! Non lo vedi che ho bisogno di riflettere? Come posso riuscirci se tutti mi gridate addosso? Cerca di tornare in te e ascoltami. L'unica voce che conta davvero è la mia. Ora allontanati dal burrone. Sì, sì. Loro sono spiriti. Tu sei di carne. Olara ha sempre detto che se vedo qualcuno parlare, devo ignorare le altre voci. Meglio così. Ora dimmi, cos'è che ti tormenta? Gli spiriti dei dimenticati. Anime maledette dalla madre. Le loro voci mi tormentano. Vogliono che faccia cose. Ferire la gente. Se tornassi da Inora, potrebbero farmi ferire Olara. E io preferirei uccidermi piuttosto. Devi ascoltare gli spiriti per forza, Brom. Mi parlano anche adesso. Mi parlano sempre. Si preoccupano per me. Mi tengono compagnia. Mi aiutano. Tranne quando urlano. Come quando quel cacciatore mi ha atterrato. Spaccagli la testa col sasso, mi dicevano. E l'ho fatto. Brom, sei vivo. Sia benedetta la madre. Scusa se ti ho seguito, ma dovevo assicurarmi che stesse bene. Oh, no. No, 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 no. Io, ti prego, sorella, non posso proteggerti. Non mi serve protezione da te, Brom. Teme che gli spiriti che sente lo metteranno contro di te. A meno che la tua voce non lo calmi. Sì, proprio come un tempo. Ha fatto del male una sola volta e perché provocato? Io non voglio farti male. Ma i dimenticati, i loro sussurri, mi riempiono la testa di urla. Brom non è pronto per tornare da Inora, ma non credo che ti farà del male. C'è un posto dove posso restare. Una caverna nella montagna della madre. Potrai venirmi a trovare là, finché sarò forte. Lo sarai, Brom. Ti aiuterò io. Grazie, Aloy. Penserò io a Brom. Spero che vivrai nella memoria eterna della madre e che i dimenticati ti lascino stare. Corsieri, posso provare l'override su di loro? Devo fare piano. Non ho fatto tutta questa fatica per farmi travolgere da una mandria spaventata. Con molta calma. Ok, ecco fatto! Andiamo, andiamo! Funziona! Ecco fatto! Bravissimo! Ora sì che mi piaci! Veloce!
Meglio che camminare. Devo provare l'override su altri tipi di macchine. Magari non posso cavalcarle tutte, ma possono comunque servire. Sembra di sentire una battaglia davanti. State attenti! Le porte si aprono. Fatelo avvicinare! Più vicino! Ce ne hanno metti. Varl, giusto? Ho forse le visioni. O cavalcavi quel corsiero quando hai superato le porte? Oh, sì. È difficile da spiegare. Lo immagino. Sono tempi strani questi, per i sopravvissuti. So chi sei, naturalmente. Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sono felice che tu sia sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Karja. Beh, stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora, va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io. Mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi, da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori. E sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì. Me ne sono accorta. E i banditi? Tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Bast e mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Così il capoguerra Sona è scomparsa? Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e ha inseguito gli assassini.
Non ti sei offerto? Certo che sì, ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati 2 giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Ora devo andare. Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona? Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti e... Io capisco, Varla. Vedo cosa posso fare. Dea ti protegga. Una vita intera passata nell'abbraccio. Ora il mondo è più grande e anche più pericoloso. Sono svegliato. Quell'uomo non sembra un'ora. Il mio focus rileva una specie di segnale. Forse posso esaminarlo.
È pericoloso più avanti. Pericoloso per te, straniero. Questa terra è dei Nora. Sì. Pena di morte a chi supera il confine. Termine curioso, pena di morte. Visto? Lui di certo non è più in pena. Chi era? Ladro, schiavista e assassino. Metteva in cattiva luce gli assassini onesti. Varl mi ha messo in guardia dai banditi lungo la strada. Beh, non ci sono sempre. Non è detto che si facciano vivi. Molti si accampano e se ne stanno lì come mosche sulla carne. A meno che qualcuno non faccia qualcosa. Mi piaci. Segui la scia di fumo dall'altra parte delle rovine. Mi troverai lì. Quelle rovine deve essere sete del Denver, una città dei predecessori, del mondo di metallo. Continuo a ricevere un segnale sul mio focus. Segnale. Devo essere vicino al segnale. Varl ha detto che il capoguerra Sona è sulle tracce degli assassini della prova. Forse dovrei andare a cercarla. Venire dalla testa del cagnolino. Devo trovare un modo per arrampicarmi.
macchina è veloce. Ecco che arrivano. Dovrebbe essere un buon punto per saltare sul collo lungo. L'ho fatta. Ora devo arrampicarmi sulla testa. Stai tranquillo, non mi ci vorrà molto. Così il collo lungo ricorda tutto quello che incontra sul suo tragitto e invia quello che vede alle altre macchine.
non stessero cercando me sarebbe affascinante. Varl ha parlato di un accampamento di banditi, fra rovine di metallo. Deve essere quel posto. Meglio tenere gli occhi aperti.
corona della madre. Sembra più un accampamento militare. Questo villaggio ha avuto giorni migliori. Certe cose andrebbero ignorate. Me ne ricorderò. Quanti feriti. La tribù se l'è vista brutta. Che è successo, cacciatrice? Stai bene? Sono grata per questa ferita. Non dimenticherò la lezione. E tu dovresti ascoltarmi. Perché? Stavo inseguendo un cervavito, così concentrata da non vedere dove stavo andando. E sono finita dritta dritta in un calderone. Un calderone? Che cos'è? Oh, tu vieni dall'abbraccio, quindi non ne hai mai visto uno. Un calderone è come una porta. Cosa si trova oltre, nessuno può saperlo. Si dice che creino loro le macchine. Oppure che siano il covo del male, la dimora degli spiriti dei demoni di metallo. Cambia poco, direi. Qualunque cosa siano, sono proibiti. Prima hai parlato di una ferita. Cosa ti ha insegnato? Mentre ero davanti al calderone, la mia preda è fuggita e io sono rimasta lì senza fare nulla. Per un attimo sono tornata bambina, rapita dalle storie dei cacciatori attorno al fuoco. Sentivo il forte desiderio di scoprirne i segreti. Ma una vedetta mi ha attaccato, perché i calderoni sono protetti. L'ho respinta a fatica e ora ho questa ferita in ricordo. C'è un motivo se le matriarche proibiscono questi luoghi, e non è perché sono pericolosi. Non ci è permesso di vedere cosa c'è dentro. Non esiterò mai più. La cicatrice è il mio promemoria. Ma per un momento hai sentito qualcosa. Un senso di scoperta. Sei sicura che sia sbagliato? Deve esserlo, no? O non sarei stata punita? Dove posso trovare il calderone? Io dico che non dovresti farlo. Descrivimi il posto che dovrei evitare. Sei davvero astuta, ma non tanto da ascoltare il mio monito, vedo. Bene, ora sei grande. Non posso fermarti. La morte è a nord di qui, oltre le scaglie rosse, sul fianco di una montagna. Ma ricorda, io ti ho avvertito. Beh, non è più un'emarginata. Eccola qui. L'hanno nominata cercatrice. Vieni, ragazza. Neve. Fatti guardare. Di certo non si sta facendo più caldo. Non pensare. Hai il marchio della cercatrice. Le sentinelle ti hanno visto. Sei tu, Marea? Varla dice che sai la strada per Meridiana. A Meridiana? Recati a ovest. Ma i soldati Kharja ti fermeranno ancora prima di arrivare. Che ci provino. No, intendo che c'è un forte dei Kharja che protegge il passaggio da est a ovest. Si dice che l'abbiano bloccato per paura delle macchine corrotte che infestano la terra sacra. Se distruggo le macchine corrotte, riapriranno la frontiera? Penso di sì. Non ho audaci da assegnarti. Non ho chiesto aiuto. Vorresti ripulire la valle da sola? Con il mio arco. Per il tuo bene, spero che tu ci riesca. Quindi a ovest troverò il forte dei Kharja. E dall'altra parte Meridiana? Sì, i Kharja lo chiamano Torre Giorno, nei pressi del villaggio desolato. Quale villaggio desolato? Una volta aveva un nome, ma non ha più importanza. Sono nata lì. Cos'è successo? La guerra. I Kharja lo distrussero nei loro giorni rossi. Avevo 15 anni, ma riuscii a scappare. Ad altri andò peggio. I Nora si rifugiarono qui, a Corona della Madre, e dovettero rinunciare alla valle. Perfino con la guerra alle spalle, consideriamo la valle una specie di barriera fra il dominio e la terra sacra. Quanto sia diffusa la corruzione? L'ho vista nelle macchine in cima alla valle. E corre voce di macchine corrotte anche a sud. Qualsiasi cosa sia non contagia solo le macchine. Brucia la carne e infetta i feriti. Le macchine corrotte hanno punti deboli. Il fuoco sembra più efficace che con le macchine comuni. È già qualcosa. Solo la dea può rimuovere questa maledizione. A meno che non scopriamo la fonte e la fermiamo. Le matriarche hanno parlato. Possiamo solo combattere e pregare la dea. Corona della Madre difende il confine della Terra Sacra. Ci sono tanti stranieri? Sì. Non qui nel villaggio, certo, ma nella valle più avanti.
Dopo la guerra gli stranieri sono stati ammessi nella valle e ora i Nora possono fare affari con loro. Si tratta di una specie di limbo. Non è terra straniera e non è terra sacra. Potresti visitare il raduno dei cacciatori. È poco più di un mucchio di rifugi e tende squallide, ma viene usata come base d'appoggio. Sembra un posto dove potrei scoprire di più su Meridiana. Allora sei tu a capo delle difese? Corona della Madre sa difendersi. In guerra è sopravvissuta a 15 assalti e ha respinto 3 invasioni. Resisteremo. Vivere nella gloria del passato è un modo per farsi uccidere. Forse non lo sai, ma ho vinto anch'io la prova anni fa. Come te ero piuttosto indietro e ho cercato una scorciatoia. Ho vinto a malapena. Ce l'ho fatta con una caviglia rotta. Questa non è la prova, Marea. È la realtà. Non hai capito. Farmi stanziare in questo luogo è stata una mia richiesta. Il premio per la vittoria. Vivere nella gloria del passato non uccide. Ma se succedesse, andrebbe bene. Dovrei andare. Va bene. Fa attenzione là fuori. Spero che troverai quello che cerchi. Ah, dovevamo saperlo che gli infedeli Cargia avrebbero pensato a se stessi. Ora fa male, ma mi renderà più saggio. Hanno chiuso i confini. Combattere. Sei la cercatrice. Prima eri un'emarginata. Il mio squadrone è stato... Hai affrontato gli assassini, vero? Quelli che hanno attaccato alla prova. Tu hai salvato molte vite. Avrei voluto salvare tutti. Allora... sei... Fin dove hai inseguito gli assassini? Dove vuoi arrivare? Sei preoccupato che lo squadrone sia stato sterminato? Ci sono cose peggiori che essere uccisi. Che cosa faceva il tuo squadrone? Dopo la prova eravamo così arrabbiati. Volevamo vendicarci. E quelle macchine corrotte hanno lasciato delle tracce. Le abbiamo raggiunte al tramonto. Abbiamo sfogato tutto il nostro odio. Ma nel buio e nel caos non potevo vedere tutto. Sono fuggite e sono rimasto da solo. Sono tornato qui, ma il mio squadrone è... Lo squadrone è... sparito. Cos'è peggio che essere uccisi? Io non sono come te. Non potrei mai vivere da emarginato. Temo che i miei amici siano finiti nelle rovine. Non posso andare o sarò esiliato. Ma non posso nemmeno abbandonarli. Dimmi che cosa vuoi. Parla chiaramente. Trovare i miei amici. Eravamo così entusiasti di affrontare le macchine che non ci siamo accorti di aver raggiunto il ciglio delle rovine. Sei una cercatrice. Puoi entrare a sete del demone senza problemi. Ti prego, abbi pietà di noi e non dire niente a nessuno. Di questo non dovrai affatto preoccuparti, credimi. Vedrò cosa posso fare coi tuoi amici. Me ne ricorderò. La madre ci ha abbandonato. Non possiamo sperare nella salvezza. La prossima volta ricorderò le parole delle matriarche. Non possiamo sperare nella salvezza.